Gli smartwatch sono veramente strumenti utilissimi e lo sa bene Natalie Nasatska, la protagonista di questo video di oggi, che vive a Delaware. Ha rischiato la vita per colpa di un'intossicazione da monossido di carbonio, però è stata salvata grazie a questo strumento famosissimo, ossia proprio lo smartwatch. Natalie infatti stava a casa il 21 dicembre, sintomi aveva come vertigini, ma anche un pieno offuscamento della vista. I sintomi poi sono andati a peggiorare: debolezza, mancanza di respiro, visione intermittente. Quando però pensate che è riuscita a cliccare sul pulsante laterale dell'Apple Smartwatch, ossia il pulsante SOS, quello che chiede aiuto. Il bel che non si dica, i soccorsi sono arrivati, l'hanno messa in collegamento infatti con la possibilità che venissero, sono arrivati in loco e le hanno salvato la vita. Probabilmente se non avesse avuto lo smartwatch con lei, oggi sarebbe morta, invece l'ha fatta, è viva e vegeta. È stata salvata infatti dal smartwatch, che ha attivato lei stessa cliccando il pulsante laterale ubicato in loco, e i soccorsi sono arrivati per salvarla. Beh, completo con lo smartwatch, sempre e comunque.